Oh, allora ci risiamo di nuovo. Ah, due video in un giorno, ragazzi, ci siamo proprio sdatti. Allora, a proposito di defunti, abbiamo assistito, quando è successo ieri? Ieri l'altro, a un fatto di una gravità impressionante. Allora, un disabile, mi pare, no? Carrozzina. Praticamente in piazza Brunelleschi a Firenze è deceduto. Ora, non si è capito bene se questo decesso sia stato causato la patologia di cui già soffriva, oppure No. se, poi sarà da stabilire, mi pare stava aperta un'inchiesta, no? Oppure se tale decesso è causato dal fatto che praticamente una buca ha causato che cosa? Il ribaltamento della carrozzina? Comunque, Regola, ragazzi. allora, Caruso. Piazza Brunelleschi, in pieno centro cittadino a Sì. Firenze, è piena di A due buche. passi dal domo. Cioè, è piena di buche. Piena. Ecco, allora, te, scusa, Ricordo. ma allora chi vitupera la Raggi per Roma? Tu, la Roma, scusa, Capito. ma si parla solo di Roma, le buche sembra ci sia solo a Roma. La sega. Ma lo vuoi fare un giro in città? Ti si fa vedere quante buche ci sono? Piano. È la città dei bucaioli, infatti. Mettiamola a ridere, anche se qui c'è poco da ridere. Infatti io ho visto ieri sera il sindaco in TV a parlare, io non mi ricordo neanche chi ha detto, di la verità, perché a giustificare, giustificarsi, non so chi ha detto ieri sera il sindaco, ma tu lo sai, a me ascoltare sto sindaco e mi garba poco, no? Io mi limito a dire che da quanto tempo c'è Nardella? Più di 5 anni, mi 5-6 pare. anni, Ma le buche mi sembra invece che diminuire sono aumentate. così. Io vedo anche buche su strade trafficatissime, per esempio sul viale di circonvallazione, è pieno di buche. Non solo il centro storico è pieno di buche, le periferie, cioè, Anche la bue qui. dappertutto, non c'è mai bisogno di andare a Roma, venite a Firenze, se voi volete trovare le buche e i bucaioli, venite a Firenze, dai, venite a Firenze, vi aspettiamo con grande letizia e passione, va bene? Però prima, voglio dire, rifate le sospensioni all'auto perché, insomma, Ammortizzatori buoni. cioè, dotatevi di ammortizzatori, come dire, a prova di bomba e a prova di buca, perché ne troverete, come dire, a bizzeffe, no? E pensa te, se non so, l'energia elettrica andasse a buche, noi avrebbe risolto tutti i problemi, cioè proprio. Fosse prodotta dalle buche l'energia elettrica, fantastico, ragazzi. Va bene, via. Allora, vabbè, però io ti do la verità: anche sulla Raggi ora hanno smesso di parlare delle buche. Non sarà mia perché il Movimento 5 Stelle ha cambiato alleato, no? Quando era con la Lega parlavano di buche. Ora invece con il PD sono sparite le buche, no? Il PD che Non ne parla più. tra l'altro è il partito di Nardella, guarda caso, eh? Guarda caso è il partito di Nardella, va bene. E ci sarebbe anche poi da chiedergli a Renzi, dice, ma scusa, tutte queste buche, c'erano anche con Renzi le buche, Voglia. eh? Il re de... anche te tutte queste buche, dico, ma la riparate tutte queste buche? Vabbè. Via, io, cioè, se tu non hai da aggiungere altro, non ti viene a mente altro. Ma te, mi raccomando, quando tu giri per la città, faccia attenzione a queste buche, cioè, hai capito? Se no poi ti portano a Torregalli. Ah, ma è per quello che tu abiti vicino a Torregalli, perché tu Almeno sai, almeno sono già tu sei belle bella e pronta a essere soccorso, ho capito, ora l'ho capita perché, ora l'ho capita. Te tu sei sempre avanti un passo rispetto agli altri, va bene, vai. Allora, a presto su questi schermi, un altro video irriverente, irrispettoso e impertinente e anche naif dell'Etrusco e Massimone. Ciao. Ciao ciao.